questo termine, resilienza anche, e quindi ho ricevuto, pensate, in tempi non sospetti, una telefonata da Arcivescovado in cui lei si complimentava per questa opera e la ringrazio tanto per la sua presenza. Grazie. Etnacomics è sempre un grande evento culturale che merita attenzione anche da parte di adulti, come da tutte le istituzioni. Abbiamo visto questa mattina il prefetto, il commissario prefettizio, il presidente del Consiglio regionale, naturalmente ci sono anch'io. Un evento che mette a disposizione di tutti la non arte, e in modo particolare, ecco, mi complimento per aver scelto quest'anno l'immagine di, come ha detto lei, Agata. I catanesi si rivolgono a lei chiamandola così familiarmente, Agata e Sant'Agata. Si è voluto sottolineare la sua femminilità e devo dire che in continuità con tutta l'arte, da sempre Sant'Agata è presentata come una donna bella, una donna che, dalla quale traspare anche nel momento del martirio tutta la femminilità, perché noi non dobbiamo dividere, scartare, mettere da parte l'umano e il divino. La grazia di Dio, la salvezza, la santità suppone l'umanità, e allora sottolineare l'umanità di Sant'Agata significa sottolineare un aspetto imprescindibile della sua personalità e della sua vicenda storica e di fede. Guarda, molti mi hanno chiesto, ma non è che per caso questa immagine va a infastidire il devoto, perché esatto, c'è magari qualcuno che non è quello di Catania. Sant'Agata per i catanesi rappresenta, oltre ogni immaginazione, quello che è l'attaccamento alla religione, l'attaccamento a questa figura, quindi dottor Caro, un personaggio così delicato, poteva aprire scenari di insofferenza da parte dei più radicali. Io però onestamente da subito non ho avuto nessun dubbio, perché stiamo facendo semplicemente un omaggio al simbolo della città di Catania. Certo. D'altronde la manifestazione ha la sua sede, qua c'è Davide Paratore, autore della quarta di copertina con cui parleremo tra poco, quindi dicevo, non mi sono sentito per un attimo in colpa nei confronti del devoto. Io credo che i devoti di Sant'Agata siano persone anche molto tolleranti, loro stessi, ecco, a volte mescolano un po' sacro e profano. Questo però non significa che, ad esempio, da parte mia, da parte del vescovo, ci sia una percussione, semplicemente perché l'immagine di Sant'Agata presentata qui è in tutta la sua bellezza. Guardiamo tutte le opere che abbiamo dal barocco in poi, ma prima ancora il busto reliquiario, è in continuità con quell'icona, non è assolutamente blasfemo. Avremmo potuto dire qualcosa se ci fosse qualcosa che andasse, ecco, contro la bellezza, contro la santità. Viene presentata l'umanità. Prima di essere la martire è stata una donna catanese, una donna che è passata attraverso la bellezza dei nostri luoghi, ci è passata con la sua fede. E voglio sottolineare questo, non mi impressiona neppure il fatto che l'autore di questa splendida immagine sia un autore anche di altri tipi di fumetti, perché la storia dell'arte ci insegna che grandi pittori, penso al genio ma anche alla sregolatezza di un Caravaggio, ecco, fossero persone che ad un certo punto usavano i soggetti e i modelli più disparati per le loro grandi opere, rivoluzionari al loro tempo, però oggi dicono, ecco, tutta la bellezza, quindi guardiamo alla bellezza e guardiamo al positivo. Io credo che stare ad Etnacomics con questo spirito, anche davanti ai tanti fumetti nei quali c'è una traccia del sacro, ecco, ci aiuti sempre a vedere il meglio, che può arricchire tanto la vita dei nostri giovani. La ringrazio molto, so che le deve scappare. Grazie per avermi dato questo piccolo spazio. Grazie a te. E godetevi Etnacomics. Sì, grazie mille. Allora, nel frattempo che arriva il maestro Manara, così presentiamo bene il manifesto di quest'anno. Grazie davvero, questo lasciamo.